Oggi, 1º agosto 2014, inauguriamo la 29ª mostra del progetto Arte 52. Sono i territori d'appartenenza di Silvano Caria. Una mostra imponente per numero di opere, per grandezza di opere e per la qualità che queste opere offrono. È un aspetto particolare dell'opera di Silvano Caria. Silvano Caria è noto per la sua grande capacità di artista figurativo e qui al museo ha voluto invece presentare quella sua anima più nascosta, quella sua anima più intima, quella di un pittore astratto, di un pittore materico che va a ricercare proprio quelle che sono le terre della Sardegna, che lui traspone in queste opere che dalla bidimensione arrivano quasi a una terza dimensione. È molto interessante il gusto e il lavoro che lui mette in questo genere di opere parallelo che lui crea da sempre, ma che quasi per pudore non voleva esporre. L'esposte solo in pochissime mostre, forse mai in una maniera così imponente come quella che ha voluto regalare al Consorzio Sagro Navruja. Sono un po' i ponti tra un artista che appunto passa dalla figurazione all'astrattismo e che va a cercare, devo dire, nuove forme, e con una fantasia, una creatività incredibili, cioè lui sta sempre creando il nuovo e questo è, come posso dire, uno degli aspetti che distinguono l'artista vero, inventare sempre nuove cose e creare. Spero possa piacervi come stanno piacendo tutte le altre mostre. Grazie. Benvenuti al 29º appuntamento della rassegna Arte 52. Con Silvano Caria parliamo dei luoghi dell'appartenenza. L'appartenenza sta alla base di tutta l'azione quasi trentennale del Consorzio Sagro Navruja. Tutte le attività, i progetti, il lavoro svolto in questi decenni è fortemente legato all'appartenenza e al senso della tradizione, del vivere, dei valori che sono portati dal proprio territorio. Noi, per quanto riguarda il territorio della Marmilla, e tutti i sardi per quanto riguarda la nostra amata regione. Con Silvano ci conosciamo da anni, ho avuto la fortuna di partecipare con lui a delle importanti manifestazioni a livello anche internazionale. Siamo stati a Milano, in Svizzera, a Lugano, proprio per portare l'immagine, i valori, le tradizioni, il senso di appartenenza ad una terra che è la Sardegna ed è il Medio Campidano di cui facciamo parte, e farlo conoscere oltremare. L'appartenenza è un elemento molto intenso, che ci porta a lavorare quotidianamente per migliorare, per far crescere il nostro territorio. Un'appartenenza però non chiacchierata, millantata, un'appartenenza attiva che ci porta ad agire positivamente sulla realtà che ci circonda, un'appartenenza che ci porta a lavorare, a trasformare in meglio naturalmente quello che è il nostro territorio e il futuro per tutti i suoi abitanti. È un piacere presenziare stasera a nome di tutta la nostra comunità alla mostra che vede esposti i lavori di Silvano Caria, un artista che è ben noto in ambito non soltanto regionale ma anche in ambito nazionale, e ha partecipato, ha avuto la fortuna e la capacità di partecipare anche in contesti internazionali. L'importanza di questo incontro, legato all'iniziativa del Museo del Territorio, che propone un itinerario culturale che prevede la partecipazione di numerosi comuni di Sardegna, per noi è un evento molto importante da seguire e da supportare. Le opere di Silvano, oltre alle qualità artistiche, hanno una peculiarità, che è quella dell'utilizzo della materia, una materia che per noi è molto cara, come la terra, perché la terra non è soltanto una materia naturale, ma una materia legata a tanti aspetti culturali della nostra comunità. Il fatto che utilizzi la terra, che poi ritroviamo nelle nostre case, che i nostri agricoltori tutt'oggi coltivano nei campi, significa ritornare alle origini, quindi promuovere attraverso la
l'opera artistica, un territorio a 360 gradi, in tutto il contesto culturale e sociale della nostra comunità. Quindi è con grande piacere che seguiremo i lavori di Silvano, l'invito ovviamente a tutti di poter seguire questa mostra e anche le successive, quindi grazie ancora. Ho scelto quest'opera perché secondo me questa è rappresentativa di tutta l'opera di Silvano Caria. Diciamo che è una somma, una sintesi di tutti i suoi temi. L'opera intitolata Metamorfosi è, diciamo che è una raffigurazione delle metamorfosi che l'artista fa nei suoi ricordi, nei suoi pensieri, delle metamorfosi che utilizza quando sceglie le materie che poi traspone sulla tela. Quindi, secondo me, quest'opera ci espone tutta la sua vita, i ricordi che lui ha. Infatti passiamo da dei cromatismi grigi che possono rappresentare le varie stagioni, al rosso dell'autunno, al giallo dell'estate, e poi matericamente ci ricordano proprio le trasformazioni che tutta la vita delle persone, la vita della natura in realtà subisce, perché abbiamo delle rinascite, abbiamo delle trasformazioni delle opere, delle conclusioni, diciamo, del ciclo vitale delle cose. E poi abbiamo le corde che per lui sono fondamentali, aprono il sipario della vita e stringono legami, ci aiutano a comprendere che per lui la solidarietà è essenziale. Silvano, quello che colpisce, diciamo, di lui come artista, oltre ovviamente la padronanza tecnica, è sicuramente la densità, quasi la prepotenza degli spazi che occupano le sue opere. Come potete vedere, l'opera a fianco a me, La stele, che si intitola L'albero di Eva, occupa uno spazio in verticale. Questo perché? Diciamo che esistenza, il senso dell'esistenza, che cos'è, cosa significa? Existare significa stare fuori da noi stessi, in senso di sguardo orizzontale e di sguardo verticale, quindi guardare il mondo a noi circostante, mettendo un po' da parte il nostro egoismo. L'artista in questo senso si pone proprio in mezzo tra il mondo spirituale e il mondo, diciamo, degli uomini comuni, privi quasi di questa sensibilità. L'artista Caria in questo senso incarna perfettamente il prototipo dell'artista, perché interpreta con un suo sguardo molto denso, molto vivido, molto carnale quasi, e molto tattile, come si può vedere da queste opere, che sono una perfetta sintesi fra scultura e pittura. Non escludono né l'una né l'altra, ma le rendono perfettamente in un sincretismo molto vivido e molto vivo. Quindi Caria pone il suo sguardo di interrogazione del mondo fenomenico nei confronti di tutti i fruitori, di noi che possiamo leggere le sue opere sia dal punto di vista cromatico, sia dal punto di vista proprio materico e polimaterico, in un modo così quasi immediato, nonostante le opere non siano esattamente di facilissima intelligibilità. Qua per esempio l'albero di Eva, che è una delle mie preferite, vediamo che da un semplice tronco si snoda tutta una storia. Abbiamo la positività del bianco, per esempio, che sono magari le nostre aspettative, che poi spesso possono cadere, possono non realizzarsi, oppure invece possono dischiudersi in tantissimi fiori, tantissime quasi uova, fino ad una fiamma che tende verso l'alto, e quindi c'è una tragedia, che invece vediamo in altre opere, soprattutto quella, la teatralità e la melodrammaticità dell'amore, la vediamo trasformarsi invece in quest'opera in commedia, cioè da quello che potrebbe essere un inizio quasi poco positivo, invece ha tutta una serie di speranze positive per il futuro. I luoghi di appartenenza per me non sono altro che sensazioni. Sensazioni ovviamente che ognuno di noi ha in maniera diversa, e ognuno di noi poi riesce a coltivare e ad estrapolare dal suo io per arrivare a concepire determinate cose, determinate figure, determinate forme. Tutte queste figure e queste forme hanno ovviamente, ci sono ovviamente dei racconti, hanno un racconto molto personale, che naturalmente poi quando mi chiedono delle spiegazioni do. Però devo dire la verità, una delle opere a cui sono molto legato sono questi territori segnati. Sono 16 pezzi ovviamente che formano un'unica opera, e tutti questi pezzi naturalmente appartengono ovviamente a questi viaggi che io ho fatto, tant'è vero che nella prima sala
uno può ovviamente osservare che ogni pezzo è stato fotografato in una diversa situazione del paesaggio, quindi è una simbiosi con il paesaggio, è una simbiosi con i territori segnati, ora territori ovviamente sfruttati, territori che ricordano diciamo le antiche alluvioni, che ovviamente ne abbiamo avuto da poco qualcuna, e per cui ci sono anche delle opere fotografate nei corsi dei fiumi che sono straripati, eccetera. Quindi per me questa è un'opera importante, lo sono anche le altre, ma questa composizione ovviamente rende tutto il mio lavoro, che è compositivo perché uno è conseguenziale all'altro. Per cui penso ovviamente che con una sorta di didascalie che io continuo a inserire nei miei lavori, anche diciamo i poco attenti o i poco abituati ad entrare in un'opera così concettuale, così informale, possono capire.